cucina mercato e ragazzi, finalmente dopo 5 anni sono riuscita a portare la Vale. Abbiamo fatto prima un giro al mercato ortofrutticolo, abbiamo preso un sacco di roba. No, guarda questi. No, spettacolo. Davvero. 50 stelle, 25 euro. Incredibile. Come le casse di verdura a 5 euro. Cioè, oh, pazzesco. Quindi ora l'ho portata in giro sia al mercato del pesce e ora siamo al mercato dei fiori. Mercato dei fiori incredibile. Stupendo. Io li voglio tutti. Ed è gigante. Questi belli. Quelli così. Guarda anche quelli che colore. E quindi bottino iper ricco, queste fragole pagate in totale 6 euro. Oggi quanto abbiamo speso? Si può dire? Sì. 23,50€. 23,50€ per tutto questo. Vada là. E poi siamo anche passati dal panettiere dove ho preso questo filoncino che ha la forma del pan bauletto, quindi perfetto per fare tipo toast. Hai 5 cereali, non lo so, è pieno di cereali, è scuro, quindi sempre buono, sempre gusto terra. E poi invece in realtà prima di andare via siamo passati dal mercato dei fiori dove abbiamo preso questi Lavale fiori freschi, che poi anche i bocciole per partire e crescere. Io invece ho preso la lavanda secca, profumo, è dalla Francia, diceva il signore, che voglio mettere in tipo vasi che noi abbiamo come questo qua, super estetico, in giro per la casa. Oh yes, là c'è un gatto che... Bella lei! Te la stai godendo, gatto? Eh sì. Calla. Ciao. Quindi ora brunch time! Yes. Olè! Oggi una chef che cucina per me! Davvero! La fortuna! Oggi non faccio niente! Attenzione, vediamo! No! No, le uova! Non le fai tu? Oddio! Allora, da quando abbiamo il fornello a induzione, io ho un disagio e il disagio si chiama non so fare le uova alla fashions, perché è tutto un altro discorso rispetto al fornello normale. Quindi in teoria l'altro giorno con Jimmy ci abbiamo riprovato e più o meno sono venute, ma non abbiamo tenuto troppo sotto controllo i tempi, quindi oggi ci riproviamo e vediamo che cosa succede. Bene, sarà un'esperienza e sicuramente verranno! Quindi huevos! Ok, quindi ho deciso, educated guess, di metterli in acqua bollente. Facciamo 4 minuti e mezzo invece che 5 e mezzo. Quante uova? 4? Sì. E vai. Ok, quindi tenute 4 minuti e mezzo a bollire, poi spento il fuoco 30 secondi e adesso ho fatto casino. Sembra Jimmy quando appena accendo 30 secondi a fuoco spento e poi adesso le ho messe in acqua fredda, quindi ora incrociamo le dita. Vediamo, almeno facciamo il test su questi tempi. Prendo il culo che è più buono. C'è un profumo di qualcosa. È il pane. È la miseria. È il pane. Cioè, forte. Qui c'è il pane che sta grigliando e bruschettando. Sì, perché avevamo una piastra. Avevamo una... non c'è più. Once upon a time. Ha deciso di suicidarsi e non esserci più. Che è il momento della verità. Vuole una sigla. Ce l'avrà fatta? Non ce l'avrà fatta? Come sarà all'interno? Sarà morbido? Lo scopriremo nella prossima puntata. Si sbuccia male da questo. Perché non saranno fresche. E io lo metterei direttamente in un piatto, perché se lo... Puoi fare anche la serie, per favore. E che devo fare? No.
Io rivoglio il mio fuoco a gas. Non mi ricordo. Beh dai, questo meglio. Vediamo. Sì. Completo. Ma allora lo diamo. Non l'hai scapocchiato. Lo diamo a uno, così che uno ce l'ha rotto e non rotto. E la di che cosa stiamo parlando? Nonostante tutto, I'm back. Yes. Tanta roba. Quindi siamo usciti a prendere un caffè, ci ritroviamo a zappare la terra. Ho piccato 30 centimetri. La Vara cominciava a dire, ma qui belli fiori, io ho detto, vai, agisci, pianta, zappa la terra. Zappa, zappa. Abbiamo sistemato tutto. Nuovo episodio della sistemazione del loft. Ole! Un nuovo pezzo. Pronti a eliminare il pallet, pallet. Ci sta. E mobile TV. Mobile TV è arrivato anche lui, ma finirà mai? No, non è ancora finito. Vabbè. Però niente, andiamo a sostituire. Quest'angolino. Andiamo a sostituire il mobile, chiamalo mobile, quello laggiù. Voilà ragazzi, gioia pura, ho anche appoggiato e infilato nel vaso la lavanda, bellissima, effetto super homey boho chic. E che c'è? Che vuoi? Madonna, sta così bene quando non c'era tu che sottignavi sotto. Va bene, il vaso è di Jimmy, ok, non lo so cosa vuole. Sì, l'idea è tua, va bene, ok. Ma l'ho messa mentre non c'eri, ma che vuoi? Poi l'abbiamo appoggiato qua, però, insomma. E super carino, super super soddisfatta. Questa è una pedana girevole per la TV. È il tuo telefono. Sei un incubo. Vloggare con te è un incubo. Basta, è tornato, raga. Come avete potuto constatare, la pacchia di questi giorni è finita. È tornato. Concludo qui questo video. Grazie per avermi fatto compagnia in questi due ultimi vlog, dove sono stata un giorno e mezzo da solo, perché poi ieri e la domenica è tornato. E basta. Spero che questi video vi siano piaciuti. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!